Benvenuti al nostro secondo webinar sulla vigilanza e il controllo sugli obblighi di transizione digitale. Se qualcuno di voi ha partecipato al webinar precedente del 10 marzo, sa che abbiamo avuto come prima esperta l'avvocato Flick di Agid. Oggi sarà con noi Maria Antonietta Ventriglia. Io vi ricordo che questo è un progetto che afferisce al PON Governance e che Formez realizza per Agid e si chiama Informazione e Formazione per la Transizione Digitale. In particolare, questa è un'iniziativa che ricade nell'ambito della linea 1 del progetto, che appunto riguarda la gestione della transizione al digitale della pubblica amministrazione. Abbiamo molti partecipanti, vedo che state entrando numerosi. Vi ricordo che ci sarà un terzo webinar previsto per il 24 marzo, che l'esperto sarà un altro collega di Agid, e il tema riguarderà le attività di monitoraggio e controllo, mentre oggi parleremo dei contenuti del regolamento Agid. Allora, io vi dico che la docente, l'esperta, parlerà per un'ora, svolgerà la sua relazione per un'ora. Alla fine di quest'ora noi avremo mezz'ora per porle le domande che voi potete segnalarci in chat. Noi raccoglieremo le domande e le porremo, avremo l'ultima mezz'ora dedicata soltanto alle domande. Però appunto, per coerenza con i contenuti appunto da svolgere, la prima ora diciamo, sarà dedicata soltanto alla comunicazione di Maria Antonietta Ventriglia. Vi potete iscrivere singolarmente a questi webinar. Vi ricordo che noi vi attestiamo la presenza con una partecipazione minima di 20 minuti all'evento e che dopo che avete avuto la presenza attestata potete dare una valutazione di gradimento sul webinar e scaricarvi l'attestato di iscrizione. Questo tutto dalla pagina, diciamo, di Eventipia da cui vi siete iscritti. Allora, abbiamo già fatto le prove, ma diciamo, chiedo a Maria Antonietta Ventriglia di parlare per vediamo come funziona Eccoci, l'audio. buongiorno. Benissimo. Così le cedo la parola e buon webinar. Grazie. Ecco, buongiorno a tutti. Quindi rispondo ai vostri numerosi buongiorno sulla chat e vi ringrazio per la numerosa partecipazione. E ringrazio anche Formez per queste continue e preziose possibilità di scambio di pensieri, di contributo che ci consente. E come vi aveva già accennato prima la dottoressa Schifano, oggi ad integrazione di quello che è già stato trattato per chi ha partecipato al precedente webinar tenuto dall'avvocato Caterina Flick, che è la dirigente dell'Ufficio Affari Legali di Agid, cercheremo di integrare quanto già accennato dall'avvocato, quindi trattando in particolare i temi che sono attinenti all'attività, al perimetro di intervento del difensore civico per il digitale. E come vi è stato accennato prima, io sono Maria Antonietta Ventriglia e dal 2018 lavoro presso l'Ufficio del Difensore Civico per il Digitale di Agid. E quindi niente, spero che questa presentazione che avverrà oggi vi consenta comunque di avere ulteriori elementi formativi informativi, e sicuramente ci sarà spazio per qualche intervento. Andiamo avanti. Allora, il titolo che ho voluto dare per questa presentazione è il ruolo nel processo di trasformazione digitale del paese, del difensore civico per il digitale, che è stato istituito con l'articolo 17,1 quater del CAD. E lo scopo della presentazione di oggi è quello di fornire una panoramica sul ruolo e le funzioni del difensore civico per il digitale. Sicuramente la trattazione non sarà particolarmente esaustiva, viste le tempistiche, però ci proveremo. E i punti che ho fissato in agenda sono i seguenti: la cittadinanza digitale, il difensore civico per il digitale, quindi funzioni, attività e perimetro di intervento, casi frequenti relativi agli ultimi 2 anni, quindi 2021 e 2022, che magari attraverso un loro
esame, una loro disamina, probabilmente potrebbero essere di interesse, anche perché assumono valenza significativa su quello che è poi il processo di digitalizzazione nelle pubbliche amministrazioni o anche altri soggetti previsti dall'articolo 2,2 del CAD. E come vi accennava in premessa la dottoressa Schifano, insomma, l'ultima mezz'oretta, se siete d'accordo, la riserveremo alle vostre domande, quindi alle risposte. Fermo restando che per quanto riguarda la chat, come ben sapete, potete utilizzarla nel caso in cui ci sia qualche punto della presentazione che non sia stato particolarmente comprensibile, potete sicuramente procedere a fare domande. Da questo punto di vista è anche presente il mio collega Raffaele Montanaro che presidierà un po' la chat, magari se può dare delle risposte in via immediata sicuramente lo farà. Quindi procediamo con la nostra presentazione, spero che siate tutti collegati. Allora, perché ho fatto una breve premessa, siamo partiti dalla cittadinanza digitale? Perché quando si parla di difensore civico per il digitale e il suo ruolo di tutela dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese, sicuramente non si può prescindere dal calare questa sua attività nell'ambito della cittadinanza digitale. È un tema ovviamente da anni oggetto di grande attenzione e spinte sociali che nella stragrande maggioranza dei casi sono volte ad ottenere una sempre maggiore presenza di servizi digitali che siano facilmente accessibili e fruibili da parte di tutti. La cittadinanza digitale può avere una definizione, è opportuno dare una definizione sia dal punto di vista giuridico che da un punto di vista etico-formativo. Al di là della definizione giuridica, l'aspetto etico-formativo per questi temi è assolutamente imprescindibile. Man mano che andiamo avanti con la digitalizzazione, che è diventata sempre più pervicace, ci siamo resi conto che comunque possono esserci, la digitalizzazione è una grande opportunità, ma ci sono anche alcuni effetti distorsivi, soprattutto in tema di riservatezza, di protezione dei dati personali. Quindi, in qualche modo la consapevolezza dell'utilizzo delle tecnologie deve andare di pari passo poi con l'aspetto giuridico. Quindi, dal punto di vista giuridico, possiamo dire che la cittadinanza digitale si concretizza nella possibilità per cittadini ed imprese di utilizzare l'identità digitale, il domicilio digitale, effettuare i pagamenti con le modalità informatiche ed effettuare la comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione. Dal punto di vista etico e formativo, c'è questa definizione che ci è stata proposta, che è stata a noi è piaciuta tantissimo, infatti la trovate comunque anche sulla pagina dedicata al difensore civico per digitale, è stata proposta dal Movimento Etico Digitale nell'ambito di un progetto di lavoro tenuto con il Ministero dell'Istruzione su cittadinanza digitale e digital skills. E può essere considerata come l'unione tra educazione civica ed educazione digitale. Quindi, se da un lato sicuramente implica la formazione ai propri diritti e ai propri doveri come cittadini, dall'altro si estrinseca sicuramente nella consapevolezza che tutte le azioni che vengono effettuate online ed offline hanno un impatto nel presente e nel futuro per se stessi e per gli altri. Come vi dicevo prima, questo aspetto è assolutamente importante e in questo senso è proprio in questo contesto della cittadinanza digitale che noi caliamo il ruolo del difensore civico per il digitale, che tutela i diritti nell'ambito di quello che è lo spazio digitale dei soggetti. È un tema di così notevole importanza che comunque è stato anche oggetto di recente della dichiarazione dei principi e diritti digitali che è stata firmata proprio recentemente, il 15 dicembre scorso, da Commissione, Parlamento e Consiglio europei e che comunque è volta proprio a sensibilizzare i cittadini nell'uso delle tecnologie.
Da questa dichiarazione, che è stata prevista per il decennio digitale, emergono sei principi chiave, che sono comunque la chiave di volta della cittadinanza digitale e che si traducono poi in altrettante linee di azione, sia a livello nazionale sia a livello degli stati che dell'Unione Europea. E il primo principio chiave è proprio che le persone sono al centro della trasformazione digitale. Il secondo principio è, per esempio, dato dall'inclusività, dall'equità, che deve essere comunque perseguito da ogni Stato. E anche la libertà di scelta di coloro che comunque approcciano ai sistemi algoritmici di intelligenza artificiale, cioè chiunque fruisce di queste tecnologie deve poterlo fare in piena sicurezza. Nella sicurezza, anche con la piena tutela di quelli che sono anche diritti, ma anche costituzionalmente parlando. Sicuramente c'è un aumento della partecipazione pubblica digitale e un altro principio importante è anche la sostenibilità. E quindi, ecco perché vi dicevo che sicuramente affrontare questi temi senza comunque fare questa brevissima premessa sulla cittadinanza digitale, probabilmente avrebbe fatto anche un po' perdere valenza a quella che poi sarà successivamente la trattazione sulla procedura di attuazione e dell'attuazione, quindi delle attività che vengono poi concretamente svolte dal difensore civico per il digitale. Il nostro ordinamento giuridico prevede diverse forme di tutela, oltre quelle che sono le forme di tutela classiche dal punto di vista amministrativo. Io in primis ho citato un po' il difensore civico regionale, anche per quasi per una sorta di gemellaggio nominale con una simile figura, che si occupa sicuramente della tutela dei diritti, ma nel senso di diritto amministrativo in senso ampio, mentre il difensore civico per il digitale si occupa soprattutto, il suo perimetro di attività è quello, tutto ciò che attiene alla digitalizzazione e quindi al mancato rispetto delle norme del CAD e di ogni altra norma in materia di innovazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione, il difensore civico regionale invece svolge un'attività amministrativa in senso più ampio, ma comunque sicuramente entrambe le tutele vanno poi ad integrare in modo tale da fornire comunque al cittadino un'ampia tutela ad ampio raggio, quindi sia nell'accezione più stretta che più ampia del termine. Abbiamo i ricorsi, vabbè, classici, quelli giudiziari, quindi ricorso all'autorità giudiziaria e all'autorità amministrativa. E fra le varie forme di tutela, sicuramente è prevista dall'articolo 17,1 quater del CAD anche quella di rivolgersi al difensore civico per il digitale, istituito nel 2018 come ufficio unico a livello nazionale e collocato presso AGID, quindi presso l'Agenzia per l'Italia Digitale, che come sapete è uno dei soggetti, degli attori della governance del digitale. Dice l'articolo 17,1 del quater del CAD, che è comunque la fonte normativa di questa figura, che è istituito presso AGID, l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e di imparzialità. Successivamente la norma prevede che chiunque, quindi molto generica, può presentare al difensore civico per il digitale segnalazioni che sono relative a presunte violazioni del presente codice, quindi del codice dell'amministrazione digitale, cioè il decreto legislativo 82-2005, che è noto anche più semplicemente come CAD, presunta perché è ovvio che comunque la violazione va poi accertata, e ogni altra norma in materia di digitalizzazione e di innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2,2 del CAD. Quindi il perimetro dell'attività è delineato da questo comma, quindi segnalazioni relative al CAD, ma di ogni altra norma in materia di digitalizzazione e di innovazione. Per quanto riguarda l'accessibilità, e qui ve lo dico in maniera, diciamo, più sintetica, perché sicuramente non sarà oggetto di trattazione del webinar di oggi. Per quanto riguarda l'accessibilità, è prevista una doppia forma di tutela, cioè c'è un doppio canale.
È possibile presentare le segnalazioni che comunque riguardano la mancata applicazione della normativa in materia di accessibilità, che è quella contenuta nella legge 4/2004, nota anche come legge stanca, che ha recepito la direttiva europea 2102 del 2016, attraverso il canale quello del classico previsto dall'articolo 17,1 quater del CAD, quindi presentando una segnalazione, oppure attraverso un altro meccanismo che prevede comunque un iter procedimentale diverso. Sapete, nei footer delle pubbliche amministrazioni, dove c'è la dichiarazione di accessibilità, è presente un meccanismo di feedback, cioè i soggetti possono utilizzare questo meccanismo per far presente se c'è qualcosa che non va relativamente all'accessibilità, alla dichiarazione di accessibilità. Nel caso in cui dall'utilizzo di questo meccanismo di feedback non ci sia una risposta da parte dell'amministrazione o nel caso in cui la risposta sia ritenuta insoddisfacente, è possibile poi ricorrere al difensore civico per il digitale. Quindi è una procedura diversa, però, vista anche la particolare importanza del tema dell'accessibilità, c'è questo doppio canale. Probabilmente potrebbe essere, diciamo, materia di un altro webinar. Per il momento, però, ho voluto comunque in qualche modo accennarvi che c'è questa possibilità. Iniziamo con il descrivere l'iter procedimentale del difensore civico. Cosa succede nel momento in cui il cittadino, il chiunque, presenta la segnalazione? È possibile quindi inviare questa segnalazione al difensore compilando l'apposito form che è presente sul sito istituzionale di AGID. A tal fine, come indicazione di massima, vi dico che la cosa importante nel momento in cui si presenta la segnalazione è quella di circostanziare e dettagliare la situazione che si riscontra, indicando tutti gli elementi informativi che sono necessari all'esame da parte del difensore. E un'altra indicazione di massima molto importante che ho voluto mettere proprio in chiaro, in evidenza, diciamo proprio nella parte iniziale della trattazione dell'iter, è che è assolutamente necessario presentare una segnalazione per ogni amministrazione che si ritiene coinvolta nelle presunte violazioni che vengono segnalate. E perché vi dico che sono importantissimi questi due aspetti? Perché entrambi portano comunque, nel caso in cui siano estremamente carenti o comunque non venga effettuata, non venga seguito questo modus operandi, portano comunque a dichiarare irricevibile la segnalazione, con la conseguente messa agli atti. È importante circostanziare anche perché non arrivano tantissime volte segnalazioni generiche. Ma è capitato, però mentre vi posso dire che per il primo punto, normalmente per un principio proprio di conservazione dell'atto amministrativo, comunque tendiamo a non archiviare la segnalazione, ma cerchiamo comunque di intervenire presso il soggetto, quindi presso il cittadino, affinché magari ci possa dare, integrare gli elementi che sono carenti, quindi difficilmente procediamo ad archiviarla. Nel secondo caso è assolutamente impossibile procedere, quindi ogni segnalazione deve segnalare un'unica amministrazione. Lo spirito della segnalazione del difensore civico non è quello di operare un controllo diffuso nei confronti di tante amministrazioni. Bensì quello comunque di concorrere, cioè il cittadino che segnala, concorre insieme al difensore civico e anche alle altre figure che sono a vario titolo presenti in questo iter, concorre comunque alla digitalizzazione del nostro paese. Ecco perché in apertura ho detto che diciamo, ho fatto presente che il ruolo è sicuramente quello di concorrere alla trasformazione digitale del paese, ma non concorre soltanto il difensore civico. Questo processo è sicuramente frutto del contributo di tutti, quindi sia del cittadino che veicola
fa presente quali sono le carenze nell'applicazione del CAD all'interno delle amministrazioni o di altri soggetti, il difensore civico che istruisce un procedimento per valutare, il responsabile per la transizione digitale, che è comunque l'interfaccia del difensore civico, che quindi fornisce gli elementi all'interno della sua amministrazione. Come potete vedere, comunque tutti a vario titolo concorriamo in quello che è comunque un processo importante. I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese sono quelli previsti dal CAD: uso delle tecnologie, identità digitale, domicilio digitale, pagamenti con le modalità informatiche e comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione. Nel precedente webinar c'era una collega che chiedeva dove sono indicate le qualificazioni tematiche. Le qualificazioni tematiche sicuramente sono indicate dal CAD e sicuramente il nucleo minimo dei diritti digitali è previsto nella sezione seconda del CAD, che è comunque rubricata proprio Carta della cittadinanza digitale, che va dall'articolo 3 all'articolo 11. Quindi sicuramente questi sono gli strumenti che il cittadino e le imprese hanno a disposizione per poter espletare quelli che sono i propri diritti di cittadinanza digitale. In questa slide ho voluto riportare quella che è un po' la premessa della pagina che trovate praticamente indicata nella pagina web del difensore civico. Praticamente si vede che c'è scritto praticamente che il servizio del difensore civico promuove la digitalizzazione delle PA e non risolve o media eventuali controversie fra cittadino e pubblica amministrazione, non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'espletamento dell'attività richiesta dal cittadino, non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni perché non è un servizio di help desk, e non sostituisce l'ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione. Ve l'ho voluta riportare perché non deve dare l'impressione che il difensore civico voglia in qualche modo legittimare una deresponsabilizzazione. È soltanto perché la promozione della digitalizzazione presso le pubbliche amministrazioni o gli altri soggetti che sono comunque previsti dal CAD, cioè i gestori di pubblico servizio, le società a controllo pubblico, non implica che il difensore civico debba, cioè non è richiesto dal legislatore che il difensore civico si sostituisca a quello che è il soggetto segnalato nel caso in cui il soggetto rimanga inerte. Perché il compito è quello di sensibilizzare i soggetti previsti dall'articolo 2,2 a provvedere autonomamente e quindi in autotutela a rimuovere quelle che sono le criticità all'applicazione del CAD, ma senza sostituirsi al singolo ente. Anche per quanto riguarda i servizi di malfunzionamento tecnico. Nel momento in cui arriva la segnalazione che ha ad oggetto un malfunzionamento di piattaforme, quindi proprio dal punto di vista squisitamente tecnico, è ovvio che in apertura di segnalazione il punto istruttore accede sul portale che è stato indicato attraverso il link che viene indicato nella segnalazione. Molto spesso devo dire che si è trattato magari di un malfunzionamento temporaneo. Però anche in questo caso l'amministrazione o l'altro soggetto comunque sicuramente ha al suo interno un help desk e quindi in questo caso il difensore civico non può sostituirsi all'help desk interno. Ovvio che se la situazione magari è patologica e si reitera nel tempo, allora magari lì si fa anche una richiesta di elementi, però certamente in prima battuta magari è un problema che rientra. E quindi in questo caso sicuramente la segnalazione viene considerata irricevibile. E la stessa cosa, lo stesso discorso vale anche per quanto riguarda la presenza dell'ufficio per i rapporti con il pubblico che è presente in ciascuna amministrazione. Anche qui il compito è quello di sensibilizzare, di promuovere la digitalizzazione, aprendo comunque un momento di confronto
ma non presuppone assolutamente che comunque ci si possa sostituire a quello che comunque è il soggetto preposto a riorganizzare magari i processi interni o a fare concretamente, a svolgere delle attività per poter ottemperare a quelli che sono gli obblighi previsti dal CAD. A seguito della ricezione di una segnalazione da parte del cittadino, qui vi ho messo per comodità il link, anche perché queste slide sicuramente vi saranno messe a disposizione. Cosa succede inizialmente? La prima fase, nel momento in cui giunge una segnalazione e viene presa in carico, è sicuramente quella che vede una valutazione preliminare di ricevibilità della segnalazione. I casi in cui la segnalazione viene considerata ricevibile sono quelli che sono in qualche modo elencati in maniera piuttosto tassativa nel nostro regolamento, il nostro regolamento, insomma, che regola le attività del difensore civico per il digitale, sono quelli previsti che vi trovate elencati in questa slide, in competenza del difensore civico, anche tenuto conto delle competenze istituzionali dell'agenzia, vuol dire che comunque la segnalazione riguarda delle tematiche che sono completamente estranee all'ambito di competenza perché proprio non sono attinenti né al CAD né ad altre norme previste in materia di innovazione e digitalizzazione. Un altro punto è quello che più o meno abbiamo visto prima, e cioè legata all'eccessiva genericità o indeterminatezza della segnalazione, anche se comunque, come vi dicevo poco fa, in questo caso comunque normalmente vengono chiesti degli elementi integrativi al cittadino segnalante, per cui sicuramente l'archiviazione viene disposta soltanto nel caso in cui magari ci sia stata, che ne so, una carenza di interesse da parte del cittadino, non ci abbia magari fornito più nessun altro elemento. La carenza di elementi informativi vale quello che è stato detto poco fa, cioè anche per questo sicuramente si fa comunque, si apre un'interlocuzione con il cittadino affinché integri gli elementi informativi. E l'ultimo punto è quello in cui c'è identità della segnalazione con un'altra per la quale è già stato emesso un provvedimento. Questa situazione è legata sicuramente ad un principio di economicità procedimentale. È ovvio che nel caso in cui una segnalazione sia stata già trattata e quindi proprio connessa oggettivamente con quella che giunge dopo e si sia già arrivati ad un provvedimento che sia di archiviazione oppure di trasmissione della segnalazione al direttore generale ai sensi del 18 bis. Non si fa un'altra istruttoria, ma la nuova segnalazione sicuramente segue quella che è un po' la strada che hanno intrapreso le altre segnalazioni. Quindi sicuramente c'è una riunione di procedimenti per cui non viene più fatta un'istruttoria, a meno che l'istruttoria non sia stata condotta molto, molto tempo prima, allora in quel caso un aggiornamento di istruttoria sicuramente viene fatto. Anche perché, come tutti potete immaginare, il quadro evolutivo e normativo, quando si tratta di tematiche di informatica giuridica o di diritto dell'informatica, è sicuramente molto mutevole, è caratterizzato da un'enorme dinamicità. Per cui, sicuramente, se l'istruttoria delle altre segnalazioni è stata effettuata un tempo considerato ormai non congruo, sicuramente un supplemento di istruttoria viene fatto. Qualora dall'esame preliminare non emergano i motivi di irricevibilità, il difensore civico provvede a comunicare al segnalante l'avvio del procedimento. Quindi vuol dire che a seguito di questa valutazione la segnalazione ha comunque degli elementi di fondatezza che devono comunque essere ulteriormente sviscerati, quindi comunque portati avanti in una fase istruttoria per poterne effettivamente poi verificare la non manifesta infondatezza. La fase istruttoria è la parte,
centrale del procedimento. L'istruttoria presuppone un'acquisizione di elementi, acquisizione di elementi che avviene sia all'interno dell'agenzia che all'esterno dell'agenzia. La parte sicuramente principale è quella legata all'acquisizione di elementi esterna, quindi questa è la fase in cui si apre proprio l'interlocuzione tra il difensore civico per il digitale e la sua interfaccia per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni, che è il responsabile per la transizione al digitale e che comunque è la figura che praticamente insieme al difensore civico è individuata proprio per accompagnare gli enti alla transizione verso la modalità operativa digitale, cioè quella figura caratterizzata da grande trasversalità all'interno dell'ente di appartenenza. E 17,1 prevede che questa figura sia proprio un soggetto dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali. Poi la fase dell'istruttoria interna e il difensore civico, ovviamente, poiché come po avete potuto constatare, le qualificazioni tematiche sono diverse. Oltre a quelle previste strettamente dal CAD, l'ambito di applicazione riguarda ogni materia, ogni norma in materia di innovazione e digitalizzazione, per cui l'eccessiva trasversalità porta comunque a non poter essere uno specialista su tutti i vari settori che vengono comunque, che sono diciamo, parte fondante dell'informatica giuridica o del diritto dell'informatica. E poiché Agid è un'agenzia tecnica, quindi ha i vari servizi che comunque si occupano in maniera specialistica di determinate tematiche, è ovvio che quando si procede all'istruttoria delle segnalazioni, sicuramente viene chiesto un supporto interno. Quindi l'acquisizione di questi elementi concorre poi alla formazione di quello che è il fascicolo relativo alla segnalazione, che contiene, diciamo, in linea di massima tutti quelli che sono gli elementi importanti, fondamentali per poter fare nel migliore dei modi la valutazione, una valutazione di infondatezza o di non manifesta infondatezza. All'esito dell'istruttoria, che come abbiamo detto riguarda l'acquisizione di elementi, si arriva o all'archiviazione del procedimento, quindi quando dagli elementi istruttori emerga la non manifesta infondatezza della segnalazione. In questi casi, per esempio, può capitare anche che l'archiviazione non avvenga soltanto perché la segnalazione è stata considerata infondata, ma potrebbe avvenire, e questa è l'ipotesi che io considero la più auspicabile, è quella in cui c'è stato un adempimento spontaneo da parte delle amministrazioni. Cioè, a seguito della richiesta di elementi, l'amministrazione ha provveduto poi a risolvere la criticità. Oppure, nel caso in cui la risoluzione di questa criticità richiedesse più tempo, ci ha fornito comunque un cronoprogramma, quindi ha previsto, ha calendarizzato quelle che erano le attività necessarie per poter far rientrare quella violazione. E in modo tale da poter anche garantire di monitorare insomma quello che poteva essere quello che è il risultato finale di queste attività che vengono intraprese dall'ente. Con il servizio comunicazioni di Agid a breve dovremo anche comunque provvedere alla pubblicazione sul sito di Agid di tutti i dati che sono relativi alle archiviazioni. I provvedimenti di archiviazione verranno pubblicati in forma aggregata con cadenza semestrale e, come buona prassi dell'agenzia, in base a quello che poi sono le previsioni dell'articolo 10 del regolamento di cui vi parlavo poco fa. E questo l'ho messo in questa slide, quindi anche per confortare alcune persone che insomma mi hanno chiesto perché non ci sono dati relativi alle archiviazioni, e comunque sappiate che a breve ci saranno, quindi sicuramente in forma aggregata. Per quanto riguarda i termini del procedimento, anche in questo caso
Ho voluto riportare questi due articoli del regolamento perché anche questi sono oggetto di frequenti domande. Il termine per la conclusione del procedimento è 90 giorni, che sono decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione. Normalmente non prendiamo tutti i 90 giorni per chiudere il procedimento. Tendenzialmente il termine massimo è quello, però. Per quanto riguarda la pubblicazione dei dati, che speriamo avvenga a breve, normalmente i tempi medi sono molto più brevi. Però è capitato spesso che magari sia stata presentata la segnalazione, poi magari dopo qualche giorno sono stati chiesti gli esiti e non è possibile averli subito perché, come avete visto, comunque il procedimento richiede un minimo di istruttoria. Cerchiamo comunque sempre di garantire una certa celerità, però da questo punto di vista, insomma, mi sembrava opportuno riportare comunque che quello che era il termine massimo. E nel caso in cui la segnalazione invece sia ritenuta irricevibile, quindi viene disposta comunque la messa agli atti della segnalazione, questo significa che non ci sarà l'avvio del procedimento, per cui nel caso in cui il cittadino non riceva una comunicazione di avvio del procedimento entro il termine massimo di 90 giorni, in quel caso vuol dire che la segnalazione non ha superato in qualche modo la valutazione preliminare di ricevibilità e quindi è stata archiviata e è stata disposta la messa agli atti. Entriamo comunque nella fase che in qualche modo va ad integrare quanto già detto anche dall'avvocato Flick. Cosa succede se il difensore civico invece accerta la non manifesta infondatezza? Quindi, in questo caso, trasmette la segnalazione al direttore generale di AGID per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18 bis del CAD. Il difensore civico, quindi, nel caso in cui non disponga l'archiviazione della segnalazione, la trasmette al direttore generale, unitamente ad una relazione di riepilogo di tutte quelle che sono state le attività svolte, quindi i recapiti completi del segnalante e le descrizioni della presunta violazione o irregolarità o il segnalato a cui si riferisce la segnalazione, un riepilogo di tutte quelle che sono le attività istruttorie svolte per accertare la non manifesta infondatezza, la documentazione eventualmente acquisita dal segnalato in fase istruttoria, la documentazione, se disponibile, relativa alle interlocuzioni con il segnalante e il segnalato. Quindi, come vedete, il fascicolo è comprensivo di tutto quello che è emerso a seguito della valutazione dell'istruttoria condotta, viene in toto trasmesso al direttore generale, perché poi si proceda con le ulteriori fasi, quindi altri accertamenti preliminari, che nel caso in cui ci sia assoluta in ottemperanza agli obblighi di transizione digitale, potrebbero poi portare alla sanzione. Sicuramente questa parte sarà oggetto del webinar successivo di venerdì prossimo con la collega che entrerà proprio nello specifico. In questo caso ve l'accenno perché comunque nel caso di non manifesta infondatezza, a seguito della valutazione condotta dal difensore, si trasmette la segnalazione con tutti gli atti, come vi avevo detto, per le successive valutazioni e in quel caso il procedimento presso il difensore civico si chiude, cioè viene definito. E non rientra, anche questo è una tematica, anche questa è una tematica comunque oggetto di frequenti domande. Una volta che il difensore civico provvede a definire il proprio procedimento, non interferisce nelle fasi successive, quindi non esegue più gli sviluppi perché è comunque di competenza dell'altro servizio e anche perché in qualche modo, essendo comunque un soggetto che deve rimanere autonomo, terzo ed imparziale, è ovvio che una volta condotta la sua valutazione, una volta effettuata l'istruttoria e con l'acquisizione dei vari elementi e anche comunque con una valutazione del quadro giuridico di riferimento, che come vi dicevo poc'anzi è piuttosto, ahimè, mutevole, chiude comunque completamente la fase del procedimento, in un modo o nell'altro, con archiviazione oppure con la trasmissione
al direttore generale perché venga ulteriormente approfondita la violazione. L'articolo 18 bis del CAD, come sapete, è stato inserito con l'entrata in vigore del decreto legge 77 del 2021 e rubricato violazione degli obblighi di transizione digitale. E come vi accennava anche l'avvocato Flick, il decreto legge 77 2021 ha sancito un po' un cambio di passo anche nell'ambito delle attività del difensore civico, e perché dopo quel colossale stress test che è stato ahimè, la pandemia, si è voluto in qualche modo dare uno sprint, cioè un input più forte verso la digitalizzazione. E questo certamente da ciò che è stato negativo abbiamo tratto anche delle lezioni significative, cioè la digitalizzazione sicuramente ha avuto comunque dei picchi significativi in senso positivo, ma ci sono comunque anche delle scadenze al momento che sono comunque una coda della pandemia legate comunque alla frizione dei fondi del PNRR, quindi sicuramente il legislatore si è reso conto che era il caso comunque di intervenire in maniera più incisiva nel favorire la digitalizzazione del paese per rispettare quelli che sono i punti previsti dall'agenda digitale italiana e europea, ma anche per rispettare quelle che sono le scadenze molto più stringenti del PNRR. Quindi sicuramente l'articolo 18 bis va in questa direzione. Quindi Agid esercita poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi comprese quelle contenute nelle linee guida e il piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, e procede d'ufficio, ovvero su segnalazione del difensore civico all'accertamento di quelle che sono le relative violazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 2,2. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza, verifica e controllo, l'Agid quindi acquisisce pareri presso i soggetti, documenti, dati, informazioni, e nel caso in cui la trasmissione di questi documenti o dati sia parziale oppure non siano veritieri, qui mi metto soltanto comunque il minimo e il massimo delle sanzioni che sono previste. Le sanzioni, praticamente il minimo è 10.000 euro, il massimo sono 100.000 euro. Quindi Agid, a seguito proprio dell'articolo 18 bis che è stato introdotto dal decreto legge 77-2021, svolge sia un'attività motu proprio, quindi d'ufficio, perché magari c'è stata una segnalazione da parte di un'altra pubblica amministrazione, oppure comunque ha il suo ambito di attività, cioè arriva l'input comunque dal difensore civico che veicola quelle che sono le segnalazioni che sono state considerate non manifestamente infondate. Quindi c'è questa doppia attività, quindi come vedete, insomma, è un'attività abbastanza impegnativa. E qui ho voluto mettervi il link sempre per comodità. Quando avrete le slide, insomma, al quale accedendo troverete comunque il regolamento recante le procedure che sono finalizzate allo svolgimento dei compiti del difensore civico e che è stato adottato con la determina del direttore generale numero 270 del 2022. Un po' di numeri. Io credo che per chi abbia partecipato al precedente webinar, probabilmente questi grafici costituiranno una duplicazione, ma ho voluto comunque, anche se magari li vedremo così brevemente, però li ho voluti riportare perché ritengo che poi alla luce di quello che comunque sono state di quella che è stata la descrizione, insomma, dell'iter procedimentale possano assumere anche una valenza diversa. In questo caso, vedete, il grafico a torta si riferisce un po' alle segnalazioni che sono relative all'anno 2021. E vedete, praticamente in azzurro sono le segnalazioni che sono state archiviate, in questo colore arancio praticamente sono le segnalazioni che sono state considerate, hanno determinato inviti,
e nella zona grigia invece praticamente quelle che sono state trasmesse al 18 bis. Ve l'ho riportato questo grafico perché il 2021 ha sancito poi un cambio di passo, perché a seguito degli interventi normativi, prima legati comunque al decreto legge 76 del 2020 e poi a seguito dell'emanazione del decreto legge 77 del 2021, anche il modus operandi del difensore civico ha subito dei cambiamenti. Inizialmente, infatti, il difensore civico, nel caso in cui considerasse fondata la segnalazione, poteva procedere ad invito. Quindi l'invito, che anch'esso veniva comunque inviato e prevedeva comunque l'adozione di una determina da parte del direttore generale di AGID, sostanzialmente indicava inizialmente un termine fisso di 30 giorni per provvedere ai soggetti segnalati. Successivamente anche il termine aveva subito diciamo, un rimaneggiamento perché, a seguito del 76-2020, perché i 30 giorni effettivamente venivano considerati molto spesso, nella stragrande maggioranza dei casi, un termine non congruo per poter magari effettuare tutte quelle attività riorganizzative a volte per poter poi assicurare il rispetto dell'obbligo normativo previsto dal CAD o da altra norma. Quindi c'è stato un passaggio da un termine di 30 giorni ad un termine invece che non era più entro i 30 giorni, ma prevedeva una decorrenza dei 30 giorni e doveva essere in qualche modo, doveva esserne valutata la congruità a seconda della complessità delle attività che dovevano essere svolte per poter assolvere all'obbligo normativo. L'invito, inizialmente si diceva che era, dal punto di vista giuridico forse anche un po' debole, perché c'era praticamente la previsione che il difensore civico fosse un po' un soggetto dotato di moral suasion. La moral suasion in realtà cosa significa? Sostanzialmente significa che molto spesso si deve far leva su quella che può essere l'autorevolezza del soggetto, ma magari gli effetti giuridici che si producono da questa da questo esercizio della moral suasion probabilmente potrebbero non essere immediati, cioè si limitava a sensibilizzare con un invito. Nel caso in cui poi l'invito non fosse, non si, l'amministrazione non avesse ottemperato poi all'invito, il procedimento si chiudeva con una proposta da parte del difensore civico per il digitale di procedimento disciplinare che veniva trasmesso all'ufficio competente in materia disciplinare dell'ente segnalato, quindi il soggetto segnalato. E quindi in realtà il procedimento si chiudeva così, insomma, a volte veniva anche considerata una definizione piuttosto sfumata, però diciamo nelle intenzioni originarie del legislatore l'attività era questa, pressoché questa che vi ho descritto, mentre poi con il decreto legge 77 del 2021, come vi avevo accennato prima, anche sulla spinta dei tempi che sono stati considerati forse anche più maturi per richiedere, per avere, hanno richiesto comunque uno sprint in più, l'invito è stato sostituito invece da una valutazione di non manifesta infondatezza da parte del difensore civico, che si traduce nel caso positivo alla trasmissione della segnalazione al direttore generale, perché possa avviare poi le successive attività che potrebbero poi portare alla sanzione. Questo invece è il grafico praticamente previsto per le segnalazioni anno 2022. Anche qui vedete un po' l'incidenza delle varie qualificazioni tematiche, domicilio digitale, comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione, insomma, quindi avete modo di vedere, insomma, più o meno quello che è stato l'andamento delle segnalazioni, a cui poi è legato in qualche modo. Io dico spesso che il difensore civico potrebbe un po' essere considerato per certi versi un po' il barometro della digitalizzazione del paese, cioè si può vedere un po' anche in base a quello che è l'andamento delle segnalazioni del cittadino, quali sono poi le qualificazioni tematiche dove si sono state riscontrate più criticità.
Altri numeri che sicuramente avete visto già con l'avvocato Fic, però comunque li ripeto qui brevemente. Nell'anno 2022 abbiamo avuto 338 segnalazioni che hanno portato poi a 78 segnalazioni che sono state trasmesse al direttore generale perché considerate non manifestamente infondate. E 124 sono state le segnalazioni archiviate a seguito di istruttoria. Questo è un dato aggregato. Le 124 include sia quelle che sono state considerate infondate a seguito di istruttoria interna ed esterna, come vi dicevo poc'anzi, oppure perché c'è stato un adempimento spontaneo da parte dei soggetti segnalati. E 74 invece sono le segnalazioni che sono state messe agli atti perché proprio considerate irricevibili. Per quanto riguarda, mi sembra il precedente webinar, è stato chiesto perché non era stata indicata l'accessibilità. In realtà l'accessibilità, allora abbiamo disaggregato questo dato, però non l'abbiamo riportato nella tabella. Per l'accessibilità sono giunte al difensore civico nel 2022 più o meno 16 segnalazioni sull'accessibilità che sono state tutte considerate non manifestamente infondate, per cui rientrano nel 78, il numero 78 di quelle che sono state poi inviate ad accertamenti preliminari e sanzioni. E altre invece segnalazioni sono arrivate attraverso il meccanismo di feedback di cui vi parlavo prima, ma non riguardavano l'accessibilità, circa 12, e sono state quindi considerate non manifestamente, cioè sono state considerate irricevibili perché erano completamente, cioè non rispettavano proprio neanche proprio i requisiti minimi per poter essere trattate come segnalazioni in quel senso, quindi riguardavano tutt'altre materie e comunque era stato anche utilizzato un canale che non era quello, diciamo, dedicato. Allora, le aree tematiche anno 2021, anche qui ho cercato più o meno di riunire quelle che sono la carrellata di tematiche che sono state più particolarmente a cuore dei cittadini. Sicuramente l'anno 2021 è stato anche quello in cui il decreto legge 76-2020 ha fatto scattare l'obbligo di accedere ai servizi delle pubbliche amministrazioni tramite identificazione informatica che viene tramite identità digitale, quindi SPID, CIE, CNS, e quindi un congruo numero, cioè un elevato numero di segnalazioni sicuramente è arrivato proprio sulla impossibilità di accedere a questi servizi tramite identità digitale. Un'altra tematica particolarmente ricorrente, sempre nel corso del 2021, è stata la mancata nomina o pubblicazione su IPA del responsabile per la transizione digitale, e, con le fonti normative già indicate, articolo 17,1 ca del CAD e la circolare numero 3 del 2018 che è stata adottata dal Ministro della Pubblica Amministrazione. Anche qui, proprio a seguito di formazione continua sulla importanza del responsabile per la transizione digitale, molti cittadini si sono resi conto, magari consultando l'indice delle pubbliche amministrazioni, dei gestori di pubblico servizio, che non era, magari la propria amministrazione non aveva ancora provveduto alla nomina, quindi ci sono arrivate tantissime segnalazioni da questo punto di vista. E niente, poi come sappiamo, l'indice IPA è stato adesso è particolarmente, diciamo, completo, popolato da questo punto di vista. Quindi, però, nel corso del 2021 sicuramente è stata una delle tematiche più frequenti. Un altro punto che è stato oggetto di un significativo numero di segnalazioni è stato quello legato alla mancata notifica dei verbali di contravvenzioni al codice della strada, al domicilio digitale dei professionisti e delle imprese. Anche qui, la mutevolezza del quadro normativo e degli interventi di diverse autorità, comunque, anche qui hanno segnato un po' un cambio di passo. Sapete, le fonti giuridiche, in questo caso abbiamo comunque la circolare del Ministero degli Interni, che è la numero 300 del 2021, in qualche modo lasciava, insomma, dall'esame di questa circolare emerge che comunque l'elezione del domicilio possa avvenire sicuramente se comunque la contestazione avviene, se viene comunque eletto al momento della contestazione, quindi nell'immediatezza della contestazione. Tante segnalazioni sono arrivate sul fatto che molti professionisti si chiedevano se comunque io ho il domicilio digitale, comunque obbligatoriamente questo domicilio è reperibile presso l'INIPEC.
che è comunque un obbligatorio, un elenco pubblico obbligatorio, perché devo comunque ricevere la notifica della contravvenzione, insomma, con la raccomandata, con ricevuta di ritorno, insomma. Da questo punto di vista, nel 2021 c'è stato il parere della Garante della Protezione dei Dati Personali, che un po' anche qui ha segnato comunque un cambio di passo, perché il Garante della Protezione dei Dati Personali in realtà ha ritenuto che nel caso in cui attraverso il codice fiscale ci fosse stata una consultazione massiva e indiscriminata nell'ambito dei pubblici registri di domicili, quindi con conseguente trattazione anche massiva di dati personali, sicuramente questa cosa, insomma, era comunque da evitare. Quindi, in qualche modo, considerato un po' un trattamento, diciamo, eccedente, sproporzionato rispetto al fine che si vuole raggiungere. E sicuramente una delle obiezioni che è stata sicuramente più forte da parte del Garante è stata anche quella che, poiché le caselle dei professionisti che sono aperte dagli ordini professionali di appartenenza molto spesso hanno un accesso che non è limitato solo al titolare della casella, ma presso lo studio legale possono esserci anche dei tirocinanti. O altre persone, insomma, che a qualunque titolo lavorano presso lo studio, insomma, sembrava comunque una mancanza di tutela dei dati personali del professionista. Quindi, come vedete, molto spesso poi bisogna anche tener conto di tutte queste situazioni, insomma, per poter poi effettivamente fare una valutazione che tenga conto di tutto, insomma. Quindi, sicuramente, da questo punto di vista, un parere così incisivo da parte del Garante della Protezione dei Dati Personali non può sicuramente essere considerato, non può essere trascurato nella trattazione di tematiche di questo tipo. Altra, diciamo, tematica particolarmente trattata nell'arco del 2021 è stata anche quella dell'impossibilità di effettuare pagamenti con modalità informatiche, perché anche qui, insomma, abbiamo avuto una data certa, cioè quella del 1º marzo del 2021, come data in cui era obbligatorio comunque consentire i pagamenti con modalità informatiche, per cui il 76-2020 sicuramente è stato fonte di un picco di segnalazioni anche su questo aspetto. Idem, ho fatto un po' anche qui una carrellata, almeno ho provato a mettere insieme un po' tutto quello che è stato particol di particolare interesse nel corso del 2022 nell'ambito delle segnalazioni. Diciamo, una tematica che è stata ricorrente è stata quella, per esempio, di chiedere di segnalare che magari l'amministrazione consentiva l'accesso ai propri servizi offerti in rete tramite SPID, CIE e non anche tramite CNS. In questo caso, come chi si occupa comunque di queste materie, terrà conto che comunque il CAD è una normativa che comunque è stata tante volte oggetto di modifiche, ci sono state sicuramente tante trasposizioni, ci sono state delle sovrapposizioni, per cui la risposta in questi casi viene data anche esaminando un po' quello che è il combinato disposto che riguarda un determinato argomento. Da questo punto di vista, l'ufficio affari giuridici dell'agenzia, insomma, quindi ha studiato un po', insomma, tutte quante le norme, le ha messe un po' a regime, anche perché molto spesso per risolvere dei casi concreti occorre fare un lavoro un po' di interpretazione logico-sistematica di tutte le norme, quindi e vedere un po', insomma, quello che è sicuramente la risposta più adeguata. E, in tema di accesso ai servizi con identità digitale, come voi ben sapete, insomma, noi abbiamo sicuramente l'articolo 3 del CAD, in particolare il comma 01, che prevede che chiunque ha il diritto di accedere ai servizi online offerti dai soggetti di cui all'articolo 1,2, ma abbiamo anche il 64, i commi 2 bis, 2 ter, insomma, 2 quater, che prevedono proprio l'identificazione informatica attraverso questi strumenti. In particolare, per quanto riguarda la CNS, il comma
Due nonies dell'articolo 64 prevede che l'accesso può avvenire anche con la Carta Nazionale dei Servizi. Quindi, nel caso in cui le amministrazioni abbiano comunque garantito l'accesso con SPID e CIE, non necessariamente devono consentirlo anche con CNS. Per quanto riguarda SPID, vedo che abbiamo azzerato un'ora, però volevo comunque ci tenevo a terminare con quest'ultimo aspetto. Per quanto riguarda l'accesso con l'identità digitale, un'altra cosa che è stata frequentemente oggetto di segnalazione è legata soprattutto all'utenza, ad esempio, di Atenei. Quindi gli studenti universitari accedono molto spesso ai servizi che sono erogati da parte degli iscritti tramite credenziali, quindi non tramite SPID. Anche in questo caso bisogna fare un distinguo. Se vogliamo accedere come cittadini, quindi come cittadini non ancora iscritti a un determinato corso, quindi è normale che in quel caso la fruizione debba essere garantita in maniera molto ampia, e quindi io devo avere la possibilità di poter accedere con SPID, con CIE o con CNS, perché comunque in quel caso occorre garantire comunque un'uniformità e una generalità di accesso a tutti quelli che possono essere interessati a fruire delle informazioni che sono presenti sul portale di quell'università. Quando però il soggetto si iscrive, quindi comunque rientra in un bacino d'utenza abbastanza limitato, non è, in quel caso non si viola nessun obbligo normativo, cioè di transizione digitale, se l'amministrazione concede delle credenziali, perché comunque non si pregiudicano, non viene pregiudicato un diritto di terzi, ma riguarda un bacino d'utenza limitato, cioè sono già iscritto, per cui quelle informazioni sono caratterizzate comunque da un'utenza circoscritta. Tutto questo emerge anche qui con uno studio che viene fatto anche da quello che emerge considerando 21 del regolamento EIDAS 210-2014, che prevede che comunque possa essere anche eccessivamente sproporzionato per ogni servizio fiduciario, se non ha implicazioni nei confronti dei terzi, garantire comunque l'accesso con l'identità digitale laddove invece magari il bacino d'utenza è a numero chiuso, quindi molto limitato. Quindi bisogna un po', come potete immaginare, ci sono tante tante implicazioni nel momento in cui vengono trattate le segnalazioni, e è una valutazione, diciamo, complessa che non deve trascurare nessun tipo di elemento, però ci tenevo a precisare che a volte gli aspetti di cui occuparsi sono tanti, però ce la mettiamo tutta, facciamo il possibile per dare comunque una risposta che sia tempestiva e comunque che sia la più corretta possibile, insomma, anche in base a quello che è il quadro normativo di riferimento. Altre tematiche sono state trattate nell'ambito del 2021: domicilio digitale, open data, anche qui, insomma. Sono state tante le segnalazioni che magari hanno fatto presente che magari su siti web di pubbliche amministrazioni alcune parti erano completamente sottratte alla piena riutilizzabilità dei dati, magari hanno coperte da copyright. Anche in questi casi occorre fare una valutazione caso per caso, vedere se effettivamente quelle situazioni, quei dati, quelle particolari sezioni del sito web rientrano nelle casistiche di esclusione dal trattamento dei dati con formato aperto e completamente riutilizzabile a livello commerciale. Quindi, se non sono delle fattispecie che sono specificamente previste dall'articolo 3 del 36 del 2006, che comunque riguarda proprio le licenze d'uso e gli open data, è ovvio che comunque la legge del diritto d'autore, quindi delle opere d'ingegno, la 633 del 41, non può essere invocata. Quindi diciamo che molte di queste segnalazioni sono state poi trasmesse per successive valutazioni al 18 bis, quindi sono state trasmesse al direttore generale. Altre segnalazioni, per esempio, sono arrivate sull'impossibilità anche in questo caso di effettuare i pagamenti con modalità informatiche tramite la piattaforma PagoPA. Però in questo caso devo dire che le amministrazioni hanno
gestori di pubblico servizio hanno quasi tutte ottemperato e difficilmente non consentono pagamenti con modalità informatiche. Molto spesso invece c'era magari un aspetto legato alla disinformazione, cioè magari il cittadino si aspettava, magari dovendo pagare un tributo, che magari ci fosse proprio quel particolare servizio tributo fosse agganciato alla piattaforma PagoPA, mentre a seguito di interlocuzione con il soggetto segnalato ci siamo resi conto che magari c'era un contenitore onnicomprensivo chiamato pagamenti spontanei, quindi comunque tramite l'accesso alla pagamenti spontanei c'era la possibilità di pagare quel particolare servizio tributo. Quindi in quel caso la situazione è stata risolta, perché poi effettivamente abbiamo constatato che l'ente segnalato in realtà consentiva questa modalità di pagamento. Io credo di aver esaurito l'ora di presentazione e non Allora, so eccoci, se la sì, dottoressa Schifano l'ora è magari ha delle stata domande esaurita, da. sì, abbiamo preso 1 ora e 5, però è stata appunto molto esaustiva la discussione, cioè lo svolgimento del tema. Ci sono le domande riportate nel riquadro che può vedere, ad alcune ha risposto Raffaele Montanaro e le trova sottolineate, e altre sono domande a cui rispondere. Quindi se puoi iniziare leggendo appunto anche il nome di chi fa la domanda e rileggendo la domanda a beneficio di tutti prima di dare la risposta. Io intanto continuo a inserire quelle che arrivano in chat. Abbiamo 25 minuti. Va bene, io spero, sì, spero che il tempo sia sufficiente, però come vi avevo detto prima, nel caso in cui non riuscissimo a farlo in questa tornata, mi prendo assolutamente l'impegno di farvi pervenire le domande anche successivamente a questo webinar. Quindi io vedo un po', sto cercando di vedere, perché vedo, sono tante, sto cercando di capire quelle a cui ha risposto Quelle a il cui ha collega. risposto Montanari sono sottolineate, quelle che vede libere necessitano di una risposta. Poi alcune a cui ha risposto Montanari si possono anche ripetere, magari per chi non ha letto la chat, però direi prima di esaurire queste qui libere. Sì. Quindi ce n'è una, la prima è questa di Fabio Mura. Fabio Mura, nel modulo di Allora, vedo un segnalazione non è attimo, sì. possibile allegare documentazione, si tratta di una scelta? Questa è la prima. Attimo che stavo cercando perché sono andata forse troppo indietro. Lo vede Allora, sul vediamo un riquadro, po' nel se riquadro riesco sotto ad il contatore. andare. Grazie e complimenti. Allora, sì. Ok. Allora, stavo andando dalla più recente, così magari a ritroso le riesco a prendere tutte. Se abbiamo una procedura atta solo a prenotare un appuntamento in presenza tramite piattaforma online e diamo la possibilità di accreditarsi con Speed CNS, ma vi è anche la possibilità di creare una user ID con password adatta solo allo scopo di effettuare questa prenotazione, quindi senza riconoscimento digitale. Dottor Bresciani, sì, la ringrazio. Anche questa cosa è stata abbastanza oggetto di richieste. E devo dire che per quanto riguarda l'interpretazione che ne abbiamo fornito noi, se comunque ha un effetto soltanto di prenotazione, non sia necessario garantire l'accesso con Speed e CIE. Cioè, in effetti, molto spesso questa possibilità di effettuare delle prenotazioni online era stata prevista anche perché, complice la pandemia, è stato in un primo momento anche frutto comunque di garantire un distanziamento, quindi aveva soltanto un effetto orientativo di prenotazione, per cui non, io direi di no, assolutamente l'identificazione informatica in questi casi non serve, va certamente valutato caso per caso, però se soltanto per prenotare, per modo tale da una sorta di salvacoda, sicuramente non crea, diciamo, una violazione di obbligo. Ecco. Antonella Russo invece chiede: in presenza di autenticazione con Speed o CIE non è possibile rendere obbligatorio anche CNS? È sufficiente un sistema di autenticazione digitale soltanto fra i tre ammessi? Allora, come le dicevo prima, la ringrazio comunque per la domanda. Sto andando velocemente soltanto per cercare di garantire un po' tutti una risposta.
Come vi dicevo prima, se comunque l'accesso ai servizi offerti in rete avviene con SPID e CIE, non è necessario che avvenga anche con CNS. E un'altra cosa che vi volevo dire prima, che mi era sfuggita, perché secondo me potrebbe essere anche questo di aiuto, molte segnalazioni, per esempio, sempre per quanto riguarda l'identificazione informatica degli utenti, è arrivata anche per quanto riguarda i gestori di pubblico servizio, quindi altri soggetti che sono diversi dalle pubbliche amministrazioni, se comunque hanno l'obbligo di far accedere ai propri servizi. Anche con ai propri servizi, gli utenti con SPID e CIE. Allora, il 64,3 bis del CAD in realtà subordinava questo momento all'emanazione di alcuni decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o Ministro delegato in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, ma questi decreti non ci sono. Quindi, in particolare, i decreti dovevano prevedere la data a partire dalla quale sarebbe stato obbligatorio per le pubbliche amministrazioni l'accesso ai servizi offerti in rete per imprese e professionisti. Quindi attenzione, non ai cittadini, perché lì la data è già obbligatoria, quindi 1º marzo del 2021. Mentre nel caso di imprese e professionisti questa data non c'è. E la stessa cosa per quanto riguarda i soggetti previsti invece dal comma 2, ma lettere B e C, quindi gestori di pubblico servizio e società a controllo pubblico, anche lì non c'è ancora la data a partire dalla quale devono comunque garantire l'accesso ai propri servizi mediante SPID e CIE. Quindi mi spiace se non sono riuscita a dirlo prima, però approfitto di questa della domanda posta da dottoressa Russo, che ringrazio, per specificare anche questo punto. Quindi do a Raffaele Montanaro, che ha risposto. Grazie per le informazioni, Elena Franceschini, dottoressa, la ringrazio, però vabbè, si è scollegata. L'obbligo riguarda, qui mi sembra di aver risposto, insomma, con l'ultimo elemento aggiunto. Qui allora, la dottoressa Zunino mi chiede: alcune volte abbiamo difficoltà a capire cosa è obbligatorio da normativa, cosa è consigliato o raccomandato. Siamo un piccolo ente autonomo e alcune attività non paiono economicamente a livello organizzativo congrue rispetto alle nostre necessità. Frase ricorrente nel piano triennale Agid. Dottoressa Zunino, la capisco perfettamente, comprendo che molto spesso magari ci si sente abbastanza quasi vessati, no, da tutte queste situazioni. E per quanto riguarda, non posso darle una risposta puntuale perché non so nello specifico a cosa si riferiva per consigliato e raccomandato, cioè in particolare su quale aspetto, perché le posso dire soltanto che quando giungono le segnalazioni noi cerchiamo comunque di tener conto di tutto, cioè nel senso che è ovvio che se c'è comunque un aspetto che è obbligatorio, è obbligatorio. Però ci sono anche valutazioni che vanno fatte caso per caso. E purtroppo dalla domanda non riesco a capirlo, però se lei Se eventualmente mi posso vuole scrivere, poi magari aggiungere, ne se posso cercheremo, vedremo di intervenire e approfondire. inserirmi, dico che comunque Sì, come certo. diciamo, in base al CAD è prevista la possibilità di gestione associata molto spesso dei servizi digitali. Quindi c'è anche questa possibilità, soprattutto per gli enti più piccoli. Si può valutare la possibilità di diciamo, erogare servizi digitali in forma associata, il che apre poi altri scenari, ma insomma, c'è anche questo in base all'ordinamento questa possibilità. Questo soltanto come osservazione ulteriore che nulla toglie a quello che vi ha già detto la collega Ventriga. Anche con la webcam può interagire. Sì, può Ti anche collegarsi con ringrazio la webcam se Raffaele. vuole la prossima volta. Ci sono altre domande che... Altre... Ringrazio il collega e volevo aggiungere che comunque ci sono degli strumenti anche in qualche modo per rasserenare la dottoressa che mi ha scritto prima, per quanto riguarda, ecco, realtà molto piccole, oltre quello che ha detto il collega Montanaro.
Per esempio, nell'ambito del progetto Italia, per esempio, è stata anche la pubblicazione, se non vado errata, di un vademecum ICT che riguarda, per esempio, proprio la gestione associata dei comuni di piccole dimensioni. Agid, per esempio, anche nell'ambito dell'aggiornamento del piano triennale dell'informatica 2022-2024, sta praticamente ha provveduto alla creazione di una piattaforma, quindi retedigitale.gov.it, insomma, per mettere un po' tutti gli RTD, soprattutto di realtà che sono bisognose in qualche modo, ed è normale, di avere lumi su come muoversi. Questa rete digitale, diciamo, questa community dedicata sicuramente offre un momento di condivisione, quindi di spunti di riflessione, anche un po' di approfondimenti specialistici. Quindi mi sento di dire che cerchiamo di fare di tutto proprio come agenzia per non lasciarvi soli, insomma, quindi l'intendimento è quello, e anche perché altrimenti la digitalizzazione del paese non avviene, cioè se non c'è il contributo di tutti, come vi dicevo prima, non è assolutamente pensabile poter avere dei risultati che abbiano un vero significato, quindi sia dal punto di vista giuridico, dal punto di vista sociale e dal punto di vista poi del digitale. Quindi mi sento di confortarla in questo senso. Cos'altro vi posso? Allora, il domicilio digitale a volte risulta essere una PEC, quindi si fa una segnalazione tramite PEC e poi l'ente che provvede a fare la segnalazione all'Agid. Potete spiegare? Allora, per quanto riguarda, allora, il domicilio digitale, adesso io non so se lei magari si riferisce al il domicilio come domanda a carattere generale o per quanto riguarda la possibilità di presentare una segnalazione. Diciamo che il domicilio digitale nel nostro caso, nel caso italiano, che è comunque un caso abbastanza singolare, è legato alla PEC, ma il codice dell'amministrazione digitale, alla luce anche di quello che sono le indicazioni del regolamento EIDAS, non, in realtà non si dovrebbe esaurire solo con la PEC, anche perché la PEC è uno strumento tipicamente nostro, nazionale. Sicuramente ci saranno degli aggiornamenti anche in questo senso, perché il codice dell'amministrazione digitale parla di servizio di recapito elettronico certificato qualificato, quindi si sta lavorando anche in questo senso per fare in modo che la nostra PEC diventi un servizio di recapito elettronico certificato qualificato. Qui ci sono tante cose da dover spiegare, però purtroppo il tempo a disposizione non lo consente. Comunque la differenza in linea di massima è che la PEC sicuramente garantisce comunque la certezza per quanto riguarda la spedizione di un determinato atto o documento e la ricezione, perché comunque questo viene garantito attraverso la ricevuta di consegna, quindi ad opera di un gestore accreditato. Nel caso però del servizio di recapito elettronico certificato qualificato, si avrà comunque anche un accertamento dell'identità, che per esempio adesso con la PEC non avviene. Infatti anche questo è stato un po' oggetto di segnalazioni, magari quando il cittadino presenta un'istanza e me la manda magari come messaggio di testo di una PEC, magari l'amministrazione ha chiesto un documento di identità. E ci sono state molti cittadini molto diciamo che hanno obiettato che comunque in quel caso il documento di identità non andava richiesto, però se ci pensate, se comunque viene mandato un messaggio di testo con una PEC, magari non c'è una firma digitale, la PEC non vale cioè non accerta l'identità dell'emittente, quindi questa situazione magari sarà superabile quando la nostra PEC si adeguerà a quelli che sono gli standard europei. Per quanto riguarda il form che vi ho messo prima il link, praticamente lì tramite quel form potete compilare con la vostra PEC, viene ricevuta al protocollo di Agid e quindi poi viene presa in carico dal nostro ufficio e quindi poi inizia l'iter di cui vi ho parlato, insomma, poco fa nelle slide. Spero di aver risposto. Qui allora vedo Alessandro Petricola,
Chiedevo nel precedente webinar un commento alla luce della seguente notizia trovata sul sito IPA, inserimento UTD 13 febbraio, si formano gli utenti che a partire dal 10, ok, sì, gli enti gestori di pubblici servizi sono stati dotati di una nuova unità operativa, allora sì. Allora, in questo caso, per quanto riguarda le FAQ che sono consultabili relativamente al portale IPA, trovate che questa situazione, cioè legate al fatto di compilare il campo, di nominare un responsabile, sono fortemente raccomandate, però non sono ancora obbligatorie. Viste anche gli obblighi da assolvere in materia di accessibilità, diciamo che sarebbe opportuno, vi posso dire questo, insomma, però al momento è raccomandato. Quindi il fatto che vi sia stata inviata questa email, insomma, è tutto, diciamo che al momento non è obbligatorio, però potrebbero esserci eventualmente degli sviluppi futuri, però al momento mi sento di dire che non lo è, non è obbligatorio. Qui ho visto che ha risposto il mio collega. E poi un'altra cosa che volevo dire, scorrendo la chat, mi è venuto in mente che comunque nel precedente webinar era stata posta la domanda da, non so se è presente anche oggi, dalla dottoressa Petrucci, che mi chiedeva se l'identità del segnalante viene tutelata. Quindi anche in questo caso questa domanda mi permette di specificare, insomma, che il regolamento che vi ho praticamente illustrato un po' a grandi linee nel corso di questa presentazione, non prevede, cioè, in linea di massima noi possiamo comunque utilizzare i dati del segnalante, a meno che il segnalante al momento della segnalazione non faccia presente che ci sono particolari aspetti, necessità di garanzia di anonimato. Nel caso in cui questi aspetti, queste specifiche non vengano fatte presenti, in linea di massima il difensore civico, quale responsabile del procedimento, può utilizzare i dati anche per poter richiedere le opportune informazioni presso i soggetti segnalati. In linea di massima, però, vi dico che per una questione mia di scelta anche personale, ma dell'ufficio del quale faccio parte, normalmente non forniamo elementi personali del segnalante. Potremmo, ma non lo facciamo, perché credo che sia, in certi casi possa essere anche considerato forse non necessario. La segnalazione normalmente viene riportata per estratto, quindi chiediamo informazioni su quella che comunque è la criticità che è stata segnalata e se comunque, anche perché le segnalazioni molto spesso a volte sono molto molto lunghe, sono molto articolate, molto spesso ci sono anche aspetti tanto tanto personali e quindi da questo punto di vista, insomma, cerchiamo più di lavorare per estratto in modo che sia evidente qual è l'aspetto che insomma, da mettere comunque in evidenza presso l'amministrazione in modo da avere una risposta precisa. Un'altra cosa che mi premeva dire, a parte questo, un'altra cosa per quanto riguarda le segnalazioni che sono particolarmente complesse, nel senso che riguardano a volte tante situazioni che non sono proprio attinenti l'ambito di competenza del difensore civico, allora in quel caso si riceve una comunicazione da parte dell'ufficio in cui magari viene fatto presente che la segnalazione è stata presa in carico parzialmente, cioè non viene comunque dichiarata ricevibile, però magari scindiamo quelli che sono gli aspetti, cioè nel senso che per dire, per essere più concreta, molto spesso per esempio i cittadini segnalano delle questioni che sono di competenza dell'ANAC, per esempio legate alla trasparenza amministrativa, quindi oppure magari si presenta una segnalazione perché viene in qualche modo, che so, denunciato quasi una situazione legata alla corruzione, insomma, quindi tutte queste tematiche, il difensore civico non è competente. Però magari nell'ambito della segnalazione troviamo comunque qualcosa che è legato invece alla gestione documentale oppure
oppure alla tematica del domicilio digitale o al mancato all'impossibilità di accedere a determinati servizi tramite identità digitale, quindi vuol dire che comunque in quel caso anche per il noto principio di conservazione degli atti amministrativi, noi comunque cerchiamo di prenderla in carico per quello che è l'aspetto di nostra competenza. Quindi non so se ho risposto anche ad eventuali domande che erano presenti più sopra, però comunque per quanto riguarda l'identità del segnalante, spero comunque che sia stato chiarito anche questo punto. E Guido Sala, approfitto di questo webinar per provare a chiedere, ci sono degli enti pubblici per cui non è previsto un ufficio transizione del digitale da registrare su IPA, ad esempio società in conto economico consolidato, società consortile, ma per questi enti non è previsto nemmeno l'obbligo di dichiarazione di accessibilità dei propri siti istituzionali? Come farebbero a pubblicare la dichiarazione se per poterlo fare è necessario accedere tramite email? Allora, anche in questo caso, per quanto riguarda le situazioni, vanno valutate di volta in volta. E per quanto riguarda però i gestori di pubblico servizio, proprio perché vi dicevo, per quanto riguarda l'assolvimento degli obblighi di accessibilità, che sono comunque obbligatori, cioè sono comunque un obbligo ineludibile per tutti, quindi per tutti, anche privati. Perché l'accessibilità comunque ha un carattere omnicomprensivo, sarebbe opportuno comunque procedere anche a istituire proprio un ufficio per la transizione al digitale, perché altrimenti diventa difficile comunque assolvere a questi obblighi di accessibilità. Sarebbe comunque da questo punto di vista, se comunque teniamo presente quello che è il valore dell'accessibilità, perché comunque è uno dei principi che comunque in cui si sostanzia proprio sostanzialmente la cittadinanza digitale, ma anche l'uguaglianza proprio formale e sostanziale dei cittadini, credo che non si capisca che in qualche modo non si possa prescindere in questo caso dall'ottemperare a tutto quello che viene previsto in materia di accessibilità. Quindi, in questo senso, la risposta che posso dare, non so se poi il collega Montanaro vuole aggiungere altro, però io sarei dell'avviso che non sarebbe opportuno comunque procedere ad avere all'interno del proprio ente un interlocutore che anche per questo, anche soltanto per la Comunque, materia dell'accessibilità. come ho già cercato di accennare in chat rispondendo, si sta comunque ipotizzando eventualmente anche nel caso in cui effettivamente non sia possibile nominare un RTD per il tipo per il tipo di ambiente di cui si tratta, si sta cercando comunque una soluzione possibile per disaccoppiare e rendere comunque possibile l'individuazione di un referente che possa quantomeno compilare la dichiarazione di accessibilità. Si sta attualmente ragionando su come te fare tecnicamente nel caso in cui non sia eventualmente possibile no, nominare un RTD. Credo che a breve ci saranno indicazioni. Cioè, stiamo ragionando su come fare proprio perché ci rendiamo conto che quantomeno l'accessibilità deve essere un tema universale per cui quantomeno l'accessibilità deve essere garantita. Vediamo se posso rispondere velocemente, abbiamo pochissimo tempo. Nel modulo di segnalazione non è possibile allegare documentazione, si tratta di una scelta. Da noi, allora, presso il protocollo, io ho visto che comunque arrivano comunque tantissimi allegati, quindi comunque il segnalante può inserire, se non attraverso il form, tramite
la posta certificata presso il protocollo di AGID, comunque normalmente può integrare la segnalazione, quindi sicuramente questa cosa non, insomma, non è consentita, quindi sicuramente sì, anche per i motivi che vi dicevo prima, insomma, più è circostanziata e dettagliata la segnalazione e anche molto più fluido sarà l'iter, insomma, da seguire, insomma, quindi senza dover comunque intervenire per chiedere integrazioni, insomma, quindi sicuramente se ci sono gli elementi la valutazione preliminare avviene in maniera più sciolta e quindi sicuramente si riesce a chiudere un procedimento in maniera veloce e puntuale, insomma. Io ho visto che non mi sembra comunque tutto sommato che abbiamo risposto a tutto, però sicuramente poi scorrendo le domande che mi saranno poi sicuramente trasmesse dalla dottoressa Schifano, comunque cercherò poi di garantire a tutti, insomma, le risposte e mi scuso se magari in questo momento viene sfuggita qualcuno, insomma, però sicuramente proverò a rimediare. E vi ringrazio soprattutto per l'ascolto e per la pazienza, insomma, anche perché sono andata, mi rendo conto, sono andata anche abbastanza veloce, ma le situazioni da trattare erano un po' tante, però spero di aver fornito gli elementi, insomma, che vi mancavano per capire, insomma, qual è l'attività, come si svolge, insomma, qual è lo scopo che vogliamo raggiungere attraverso l'attività dell'Ufficio del Grazie Difensore mille Civico a per il Maria Digitale. Antonietta Quindi ancora Meltrilli e anche a grazie. Raffaele Montanaro che ha partecipato soprattutto in chat ma anche in video. Io vi ringrazio tanto, vi rimanderò sicuramente tutte le domande che sono state raccolte. Credo che appunto la risposta sia stata data quasi a tutti e vi ringrazio per la chiarezza e l'esaustività perché appunto avete ricevuto anche tanti complimenti in chat proprio per questo. La presentazione della relatrice, le slide sono già su Eventi.pa Grazie. e la registrazione sarà disponibile oggi pomeriggio, questo per rispondere a chi ce l'ha chiesto in chat. Vi ricordo che è già anche pubblicata la pagina del prossimo evento del 24 marzo, abbiamo già 200 iscritti e la prossima volta avremo appunto come esperta per esaurire, diciamo, l'argomento che sarà le attività di monitoraggio e controllo. Sempre appunto in relazione agli obblighi della transizione digitale, l'esperta sarà la dottoressa Raffaella Bonadia del Servizio Accertamenti Preliminari e Sanzioni. E quindi io vi ringrazio tantissimo e vi do appuntamento a venerdì prossimo, sempre alla stessa ora, per il terzo appunto e ultimo webinar. Grazie mille e buon weekend. Grazie. Grazie.